Brindisi degli auguri di Per un'altra San Giovanni, la forza di opposizione cittadina, ha tracciato un bilancio del lavoro svolto nel 2017 con l'annuncio anche però delle argomentazioni da rilanciare per il nuovo anno. Questa amministrazione, come abbiamo avuto modo anche di evidenziare nell'ultimo comunicato che abbiamo fatto, ha dato segni di grosse difficoltà, soprattutto nel rapporto tra la Giunta e il gruppo consigliare. È un'amministrazione che ha da fare ancora gran parte del programma amministrativo con la quale si era presentata alle elezioni nel 2014, quindi non può essere un giudizio ampiamente negativo. Ma quello che ci preme sottolineare su tanti fronti, da quello del futuro assetto amministrativo, sulla sanità, sui servizi, sulla manutenzione ordinaria del comune, è che veramente c'è una apatia generale, una discrasia anche tra il gruppo consigliare e la giunta. È degli ultimi giorni il fatto della proposta sul futuro assetto amministrativo e quindi l'eventuale adesione all'area metropolitana, nella quale abbiamo evidenziato francamente questa difficoltà di collegamento tra il partito, che poi non è altro il Partito Democratico, è un monocolore, il partito che amministra questo comune, e il sindaco. Ecco poi dal parte del responsabile della lista Carlo Innocenti le tematiche da rilanciare per il 2018. La manutenzione, quindi un occhio in particolare verso la manutenzione, al quale collegherei anche l'igiene pubblica, le attività industriali di San Giovanni. Sappiamo che ci sono ancora importanti attività che stanno andando in concordato, quindi di nuovo decadenza, e un particolare anche occhio di riguardo ai giovani e direi alle attività sportive. Sappiamo che i nostri ragazzi che girano intorno al mondo sportivo di San Giovanni si trovano a dover operare in attrezzature e campi veramente del terzo mondo, oserei dire. Quindi, siccome sono state fatte tante promesse